fenomeno della riflessione si realizza quando abbiamo un corpo, che è la superficie speculare, che non si lascia attraversare dalla luce. Infatti i raggi che vengono emessi da una sorgente luminosa vengono, come si dice, riflessi. Tutto quello che noi vediamo in giro è tutto riflessione, perché la sorgente luminosa, nel nostro caso il sole, ma è la luce artificiale, colpisce gli oggetti e vengono riflessi verso i nostri occhi. E noi vediamo quello che vediamo per il fenomeno della riflessione, sia come colore e come dimensione. Vediamo il caso specifico che interessa a noi. Il caso generale della riflessione dice che abbiamo una sorgente luminosa, raggio incidente, la superficie speculare, la normale, il raggio riflesso. La prima legge della riflessione dice che l'angolo di incidenza e l'angolo di riflessione sono uguali, quindi alfa I è uguale ad alfa R. Questa è la prima legge sulla riflessione. La seconda ci dice che il raggio incidente, la normale e il raggio riflesso giacciono sullo stesso piano. Quel fenomeno che noi guardandoci allo specchio ci vediamo dall'altra parte si può costruire in questa maniera. Ci sono più raggi che colpiscono la superficie speculare. Come funziona? Tutti i raggi che colpiscono lo specchio quando noi ci guardiamo, alla fine, vedete, questi sono tutti i raggi riflessi. Questi, se li prolunghiamo dall'altra parte, noi abbiamo l'immagine posta simmetricamente, infatti noi ci vediamo nello specchio. Questa è proprio la costruzione delle immagini di qualsiasi sorgente luminosa che si trova di fronte ad uno specchio. Questo ci servirà per alcune funzioni topografiche.